Allenamento intenso per le braccia, alterniamo esercizi con i pesi e plank, ci concentriamo maggiormente sui tricipiti. Buon allenamento! Ok, iniziamo, braccia tese su e giù. Controlliamo bene il movimento. Porta prima su un braccio, quando viene giù parte l'altro. 5 secondi e poi lavoriamo incrocio braccia orizzontali. Ok, ora braccia orizzontali, apertura e chiusura. Inspiro in apertura, espiro in chiusura. Cinque secondi e andiamo di circonduzione, braccia in avanti. Ora, controlla bene il movimento. Dieci secondi e dopo invertiamo. Circonduzione, braccia indietro. 3, 2, 1, cambio. Lavoriamo dall'altro lato. Mi raccomando, gambe divaricate e cerca di dare lo stesso ritmo al movimento. 5 secondi, 3, 2, 1, braccia giù e creiamo delle circonduzioni indietro per le spalle. Le braccia sono rilassate verso il basso, la mano che sfiora la gamba e creiamo questi piccoli cerchi. 3 secondi e invertiamo il movimento. Cambio, circonduzione, braccia in avanti. No, sbagliatissimo. Circonduzione per le spalle. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, braccia tese su e giù. 5 secondi e incrocio braccia orizzontali. Ora cambio, apertura e chiusura. 3 secondi e lavoriamo sulla discesa sui fianchi. Ora braccia che si abbandonano verso il basso e scendiamo su un fianco, prima da un lato e dopo dall'altro. Cinque secondi, circonduzione spalle in avanti. Ok, braccia tese, pugni chiusi e creiamo dei piccoli cerchi. 3 secondi e invertiamo il movimento. Ora, cinque secondi e dopo lavoriamo incrocio braccia gambe. Restiamo fermi, gambe divaricate e andiamo giù, prima da un lato e dopo dall'altro, portando il braccio dietro teso. Cinque secondi, distensione braccia in avanti. Ora, le mani toccano il petto e distendiamo le braccia in avanti. 5 secondi e dopo lavoriamo con le distensioni delle braccia verso l'alto. Ora, mano che tocca la spalla e poi braccia che vanno su. 10 secondi, 5 e lavoriamo in apertura. Ok, apertura e chiusura. Gomiti fermi in linea con la spalla e le mani che toccano la spalla e poi dopo vanno verso l'esterno. 5 secondi, dopo andiamo in pausa e iniziamo il lavoro sui tricipiti. Pausa, 20 secondi. Ok, 20 secondi, plank sui gomiti. Controllo bene la posizione, testa, schiena e gambe su un'unica linea.
Addome contratto, 5 secondi e dopo andiamo in recupero. Ok, ora 10 secondi di recupero. Al termine ripetiamo lo stesso esercizio. 3, 2, 1, andiamo in posizione. Controlliamo bene il parametro. Testa, schiena e gambe. Addome contratto, gluteo contratto. A termine di questa posizione lavoriamo alternando la salita destra e sinistra sulla posizione plank. Ora lavoriamo prima sul lato sinistro, dopo il destro. Ok, recupero. 10 secondi di recupero, veniamo su, ci prendiamo il peso, ci posizioniamo mezzo squat, inclinando leggermente il corpo in avanti e lavoriamo con la distensione delle braccia indietro. Mi raccomando, controlla bene il movimento. Cinque secondi, 3, 2, 1, recuperiamo. 10 secondi di recupero e dopo ripetiamo lo stesso esercizio. 3 secondi, iniziamo a posizionare bene il corpo, via. È importante in questo esercizio avere il gomito e l'avambraccio attaccato al corpo. Non creare nessun movimento con il corpo, né in avanti né indietro. Ferma sulla posizione e cerca di sentire il lavoro sul tricipite. 5 secondi. Ok, recupero. 10 secondi e lo ripetiamo. Mi vado in posizione. Controllo il parametro. E ci vado a lavorare. Mi raccomando, non far rilassare le spalle verso il basso. Spalle in apertura, gomiti attaccati al corpo, il peso che si avvicina prima verso il petto, dopo distendiamo il braccio indietro e il peso va a lavorare ed agire sul muscolo. 5 secondi e dopo andiamo in pausa. Ok, pausa. 20 secondi, posiamo il peso, ci andiamo a posizionare giù, ripartiamo con la posizione plank sui gomiti. Tre secondi, posiziono bene i gomiti, lavoro bene sull'appoggio dei piedi, contraggo l'addome e il gluteo, sguardo fisso verso il basso, 5 secondi, ok, recupero, 10 secondi e lo ripetiamo. Mi raccomando, non posizionare i gomiti e il braccio in questa posizione, ma crea la linea braccio, spalla, tronco. Lavoriamo come prima. Plank sui gomiti, 5 secondi e alterniamo il movimento, sali e scendi, via, vai su con un braccio, riscendi giù e risali con l'altro. Mi raccomando, per venire su correttamente, posiziona il palmo della mano al posto del gomito. Ok, giù, recuperiamo, veniamo in piedi e lavoriamo sul tricipite. Vado in posizione e richiamo l'esercizio. È importante in questo esercizio non essere
frenetici sul movimento. Piano e controlliamo bene la postura. Ok, recupero 10 secondi e dopo lo ripetiamo. Mi vado in posizione e rilavoro. Dieci secondi. Tre, due, uno. Ok, 10 secondi di recupero. Lo ripetiamo per la terza volta, sempre per 30 secondi, lo stesso esercizio. Controllo la posizione del corpo e ci vado a lavorare. Mi raccomando di non fare l'errore di far venire su prima un braccio e poi dopo l'altro. Cerca di creare la giusta sinergia e di far sì che il movimento venga fatto con lo stesso tempo. 3 secondi. Ok, pausa. Ok, riprendiamo. Vado in posizione e rivado a lavorare. Dieci secondi. Cinque e andiamo in recupero. Ok. 10 secondi di recupero, poso il peso, mi posiziono giù, 3 secondi e andiamo in plank sui gomiti. Dieci secondi e dopo lavoriamo alternando la salita e la discesa. 5 secondi. E via, su. Ok, recuperiamo 10 secondi, veniamo su, prendiamo il peso e rilavoriamo. Mezzo squat, controllo bene la posizione. Dieci secondi. Cinque e andiamo in recupero. Ok, 10 secondi di recupero, posiamo il peso e andiamo giù di nuovo in plank. Occhio, fino ad ora abbiamo lavorato con 20 secondi posizione plank sui gomiti, altri 20 secondi plank sale e scende sulla posizione dei gomiti. Stiamo lavorando ora su 30 secondi di plank sui gomiti e 30 secondi faremo sali e scendi sulla posizione. Quindi controlla bene la postura, lavora bene sulla contrazione addominale, sul gluteo e anche sulla posizione delle mani e delle braccia durante la salita e la discesa. Cerca sin da subito di dare il giusto ritmo all'esercizio.
Ok, recupero, 10 secondi. E lavoriamo i tricipiti in questa posizione, portando un piede davanti, una gamba dietro e facendo lavorare il peso che si abbandona dietro e viene su nel momento in cui andiamo a distendere le braccia. Tre secondi e in pausa. Dieci secondi e facciamo l'esercizio di prima sui tricipiti. Posizione mezzo squat, sposto il peso del corpo in avanti, controllo bene la posizione delle spalle, distendo il braccio indietro e il peso poi lo riporto verso il petto. Cinque secondi. Ok, recupero. Dieci secondi. Nel frattempo ci posizioniamo giù e riandiamo sui plank, sui gomiti. Cinque secondi e andiamo su e giù. Ok, 10 secondi di recupero, veniamo su, riprendiamo il peso, rivado in mezzo squat e rivado a richiamare mi raccomando, quando andiamo a portare il braccio, il peso dietro, il braccio deve essere teso e non chiuderti con le spalle, quindi ben posizionati. Recupero, 10 secondi e andiamo giù. Plank sui gomiti, 30 secondi. Testa, schiena, gamba sull'unica linea, addome e gluteo in tensione. Dieci secondi e dopo lavoriamo per 30 secondi il sale e scendi. Occhio che gli darò io il ritmo. E via. Piano insieme a me. Su, sinistro. Ora su col destro. Su, sinistro. Occhio, intensifichiamo. Su, giù, cambio. Su, giù, cambio. Su. Rallenta, recupera, 10 secondi, prendiamo un peso, andiamo in affondo con la gamba, e lavoriamo. Mi raccomando a distendere bene il braccio e a portare il peso dietro. 3 secondi, pausa. Posiamo il peso,
andiamo a lavorare. Stretching per il bicipite. Distendiamo il braccio. Un'unica linea con punto di riferimento della spalla. Cambio. Andiamo a lavorare dall'altro lato. Se lavoriamo il braccio sinistro, la mano destra si posiziona al centro del palmo della mano. Tre secondi e andiamo a lavorare sul tricipite. Braccio teso, vai indietro, mani in appoggio sul gomito. Tre secondi, abbandono il braccio, vado a lavorare dall'altro lato. Dieci secondi e dopo lavoriamo sullo stretching per la spalla. Rilasso, abbandono, braccio teso che va in avanti, l'altro che si va a posizionare schiacciando leggermente il braccio verso il petto. La spalla che sta lavorando non deve essere richiamata verso l'alto, ma abbandonata verso il basso. Cambio, braccio porto in avanti, l'altro che va in chiusura, il gioco della spalla che si rilassa verso il basso. Non restare con la spalla alta, altrimenti crei meno allungamento. 3 secondi. Ok, rilasso giù e il tuo allenamento per le braccia è terminato. Grande.